Ciao a tutti! Oggi ho pensato di prepararmi assieme a voi e visto che Halloween si avvicina, di parlarvi un po' di alcune stranezze che mi sono successe negli anni, come è cambiato anche il mio rapporto con questa festa, eccetera. Prima di iniziare, mentre io cerco di capire come posizionare al meglio la fotocamera, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, commentando qua sotto e potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè o caffè attraverso Ko-fi, il cui link trovate sempre qua sotto in descrizione, così come tutti i miei link e codici sconto da affiliata. Se volete poi potete seguirmi anche su Instagram e detto questo, iniziamo sistemando un po' i capelli. Li ho appena lavati. E non ho avuto voglia di fare tipo la piega o di sistemare questa sorta di ciuffo, frangetta tendina che ho davanti, quindi mettiamoli in sicurezza. Non so bene come andarmi a truccare oggi, l'unica certezza è come sempre il primer, che è l'unico modo per fare durare su di me gli ombretti. Penso che farò qualcosa di super easy con la Naughty Palette di Huda, mettendo magari qualche marroncino e poi nella gola interno andrò a mettere uno dei miei preferiti, questo qua bianco di Nabla, della palettina glitterosa, super sbirluccicante. Oggi solo termini così frufru. Tra l'altro mi devo abituare al microfono e quindi spero di non fare rumori molesti nel caso perdonatemi. Comunque, Halloween è una festa che festeggiate, cioè sentite particolarmente l'aria di festa di Halloween? Io no, non particolarmente. Preferisco di più l'atmosfera proprio autunnale, quindi le zucche, tutto ciò che può essere decorativo in questo senso, legato più all'autunno. Devo dire che tipo elementari, medie, sentivo forse di più questa festa perché era una scusa come un'altra per uscire, stare assieme agli amici, fare qualche cosa di diverso, di particolare, diciamo così. E mi ricordo proprio che andavamo a fare dolcetto scherzetto in giro per il nostro paese. E non abbiamo mai usato, io almeno, dei veri e propri costumi. Però mi ricordo che mi truccavo un po' più cupa del solito, poi tra l'altro quando ero adolescente io andava tantissimo a mettersi la matita nera sotto, più di farsi l'eyeliner, quindi marcavo particolarmente, a differenza di oggi devo dire che mi truccavo in maniera veramente spaventosa, ma perché l'intento era quello di spaventare la gente, non di farmi carina. E allora, come oggi, devo dire che c'erano diverse caramelle, cioccolatini a tema ed è la cosa che adoro di più. Io sono una grande fan del cioccolato, quindi adoravo. Anche se devo dire che facendo dolcetto scherzetto capitavano sempre delle cose un po' meh. Infatti, io da brava, non dico sciura, però da brava donna di casa di adesso, già l'anno scorso però c'è da dire che eravamo forse in lockdown, quindi non c'era il rischio che qualcuno venisse a suonare alla porta di casa, però mi ricordo che mi ero un po' attrezzata, avevo preso dei cioccolatini buoni, delle buone caramelle, perché mi sono detta, metti caso che vengono i figli dei vicini, no, a suonare, voglio dargli qualche cosa. E in realtà io l'anno scorso avevo pensato di fare proprio una sorta di sacchettino con dentro qualcosa di sfizioso da lasciare magari sulla porta di casa proprio perché non ci potevamo spostare, eccetera, da lasciare ai vicini che so che hanno dei bambini piccoli per fargli sentire comunque un po', tra virgolette, l'atmosfera di festa, no? Dovendo stare comunque a casa. Però, come mi aveva fatto notare un'amica, visto il periodo, forse non sarebbe stato un regalo tanto gradito venendo da, diciamo, degli sconosciuti, per via sempre della situazione, eccetera. Quindi, boh, non so. Fatemi sapere se voi avete mai fatto qualcosa del genere, se avete magari preparato qualcosa per i figli dei vicini, magari anche in occasione di Natale, così nel caso mi organizzo, mi organizzo per la prossima festa, ecco. Questi ombretti comunque sono la fine del mondo, io li adoro. Hanno una luce pazzesca. Non si vedrà un piffero, però vi garantisco, hanno un sacco di bella luce.
Comunque, l'anno scorso io alla Lidl avevo preso delle decorazioni, diciamo, di Halloween, più che altro delle luci a forma di zucche di fantasmini, perché erano veramente carini, anche se poi non è che abbiamo festeggiato, ma nemmeno quest'anno abbiamo intenzione di fare nulla di particolare, però sono carine, dai. Poi io non amo particolarmente il genere horror, anche se c'è stato un periodo in cui al cinema andavo a vedere soltanto film dell'orrore perché sono quelli che piacciono invece particolarmente a mio marito, quindi io da brava fidanzatina del periodo andavo a vedere i peggio film con lui e mi ricordo che una volta siamo andati a vedere Paranormal Activity, il primissimo che era uscito, e a me fece paurissima e la sera ero restata a dormire da mia sorella in camera sua perché aveva il letto un po' più grande, però lei teneva anche un manichino di quelli però soltanto con il busto, tipo per che so, prendere le misure per i vestiti da cucire o per appoggiare insomma i costumi, eccetera. Io non ci avevo fatto caso a questa cosa se non nel momento in cui siamo andati a dormire. E durante la notte io mi rigiro molto spesso da una parte all'altra del letto, e a un certo punto mi ricordo che ho aperto gli occhi e ho visto questa ombra nera, questa sagoma nera, e vi giuro, ho preso una paura tremenda perché avevo ancora in mente comunque il film appena visto e sapevo chiaramente che c'era questo manichino, ma non ci avevo appunto fatto caso, non avevo realizzato, e quindi nulla, mi sono spaventata da morire. Poi adesso devo dire che mi fanno un po' più paura le storie che non prevedano fantasmi o creature particolari, ma mi fanno più paura quelle storie che potrebbero accadere veramente a chiunque, quindi qualcuno che ti entra in casa, come in The Strangers, non so se l'avete mai visto, ma è praticamente questo gruppo di persone che prende di mira una casa in campagna, un po' lontana da altre abitazioni e niente, queste cose mi spaventano molto perché appunto potrebbero capitare a chiunque, cioè sono persone vere, non presenze, non fantasmi, non spiriti, non e quindi niente, mi spaventano di più queste cose qua adesso. Ecco, l'unico problema di glitter è che adesso li ho ovunque, ovunque qua in faccia. Vabbè, e fa lo stesso, piego velocemente le ciglia. In realtà, adesso che ho già applicato il primer, mi è venuto in mente che forse avrei preferito fare una sottile linea di eyeliner utilizzando però una matita, perché l'eyeliner che stavo utilizzando, questo di Clio Makeup Shop, non mi piace per niente. Su di me non scrive bene, non è omogeneo e adesso che lo sto utilizzando da un po' di tempo è proprio, non è omogeneo, non so come spiegarvi. A volte scrive tantissimo, macchiando, a volte per niente. Ed è molto frustrante perché la punta, non so come, visto che l'ho usato veramente poco, ha iniziato a deformarsi, quindi in punta non è preciso per niente e niente, lo detesto. Quindi ho una matita nera, pensavo di farci qualcosa, magari lo faccio dopo aver messo il mascara. Adesso ho applicato il False Lash Effect di Max Factor, che è questo primer per le ciglia blu, però non si vede, dà però un bel effetto in combo con un mascara qualsiasi, almeno a me piace l'effetto perché mi piacciono le ciglia un po' più drammatiche, diciamo così. Il mascara che uso è questo qua di Maybelline, ciglia sensazionali, che non è male come mascara, ma sto notando che è un po' difficile da rimuovere poi con con lo struccante. Quindi è un po' una bega, però vabbè. Questo è l'effetto del mascara. Secondo me non è male. Comunque, a proposito di film dell'orrore, mentre vado a mettermi il fondotinta, quello di Lancôme con una spugnetta, ultimamente mi piace di più perché ha un effetto più naturale rispetto al pennello, con cui mi trovo comunque molto bene. Però col pennello ho un effetto, cioè una copertura più alta, ultimamente mi piace qualcosa di più soft. Dicevo che a proposito di film dell'orrore, uno dei più, secondo me, classici e famosi, che se non sbaglio era uscito forse da poco, quando andavo boh, alle medie, elementari medie, The Ring.
io l'ho visto per la prima volta proprio in occasione di Halloween a casa di una mia compagna di classe. Eravamo lì per fare tipo festa assieme ad altre persone, lo abbiamo visto lì per la prima volta. Era pomeriggio, però avevamo abbassato le tapparelle per creare questa atmosfera spaventosa e praticamente. Una cosa che mi fa ancora ridere oggi, mi ha fatto prendere un grande spavento, mentre eravamo tutti presi dal film, a un certo punto inizia a suonare il telefono di casa, perché una volta si usava, io adesso non so se qualcuno di voi ha ancora il telefono fisso in casa, noi ad esempio non ce l'abbiamo, ma veramente da anni, è iniziato a suonare il telefono fisso di casa di questa ragazza e abbiamo preso un grande spavento perché chiaramente. Richiamava un po' quello che stavamo guardando e se inizialmente uno poteva pensare a uno scherzo, in realtà erano delle persone che casualmente avevano chiamato in quel momento e che cercavano appunto i genitori di questa mia compagna di classe. Quindi è stata una coincidenza super creepy, abbiamo preso tutti un grosso spavento, che ridere, però diciamo che a parte questo non mi sono mai successe cose particolari da dire, oh mio Dio, magari c'è qualcosa di inspiegabile, tipo fantasma, tipo presenza in casa, ma grazie al cielo, devo dire. Poi, come vi dicevo, io in realtà sono più spaventata dalla presenza di persone. Tipo una volta mi è capitato mentre ero a casa da sola di sentire uno sparo e mi sono terrorizzata a morte perché non sapevo che cosa fare, non sapevo che cosa fosse successo, veramente panico, paura. Però non è successo niente, quindi meglio così. Vado a mettere un po' di skin glazing, Lola, per dare un po' di colore. In camera sembro veramente pallida, un po' cadaverica, ma in realtà non è così. Un giorno imparerò a bilanciare bene il tutto. Illuminante, uso sempre Moonstone di Becca, che è un colore secondo me abbastanza passepartout. Riesco ad utilizzare bene o male con tutto. Vado a mettere giusto all'attaccatura delle ciglia un po' di matita nera. Quella che sto utilizzando è di Yves Rocher, una matita nera di quelle automatiche a cui si può fare però la punta. Infatti, sulla base ha una sorta di temperino per queste matite automatiche, insomma, per smussare la punta, per ridare punta alla punta per l'appunto. Quest'anno come decorazioni, a parte le lucine che avevo preso l'anno scorso, abbiamo preso una zucca da intagliare. Non la classica però zucca di Halloween, perché forse era un po' troppo grande per noi. Abbiamo preso una zucca un po' più piccola, quindi non so nemmeno se riusciremo veramente a intagliarla per bene, secondo me. Sarà molto più difficile perché su una zucca grande, secondo me, cioè è più facile comunque creare anche i dettagli, perché i dettagli in qualcosa di grande possono essere grandi, in qualcosa di piccolo invece sono più piccoli, più minuziosi, non so, però vedremo. Tanto l'importante è comunque. Cioè passare del tempo assieme, fare qualcosa di carino assieme. Un anno mi ricordo che a casa dei miei avevamo trovato queste zucche bellissime, enormi, e mi ero impegnata particolarmente. Avevo trasformato una zucca in un gatto e un'altra invece gli avevo fatto semplicemente una faccina e la saetta tipo di Harry Potter. Quando mi capitano poi in home tipo i video, anche TikTok, sui dolcetti in particolare da fare per Halloween, sono sempre lì che dico cavolo, vorrei provarci anch'io. E l'anno scorso mi sa che avevo provato a fare tipo delle caramelle a mo' di marshmallow a forma di fantasmino, ma è stato un completo fail, quindi. Peccato. Non so se ho il coraggio quest'anno di riprovare a fare qualcosa del genere perché comunque è carino e nonostante io non abbia un programma di festeggiare o chissà che cosa, secondo me è carino ogni tanto fare delle cose per ricorrenze un po' diverse o speciali, quindi vedremo. Stavo pensando di mettere un rossetto diverso dal solito, ma in realtà credo che andrò con Pillow Talk, che è un po' il mio di nuovo passepartout. Questo è un trucco veramente easy quando non so che cosa fare, mi pasticcio tre robe in faccia e sono a posto così.
Comunque, fatemi sapere se voi festeggiate Halloween e nel caso che cosa fate, se proprio organizzate delle feste con qualcuno o almeno anche prima, insomma, della situazione Covid, eccetera, se eravate soliti festeggiare, fare delle feste, andare a fare dolcetto e scherzetto di casa in casa. Come al solito mi stavo per dimenticare le sopracciglia. Ho praticamente finito il mio gel per le sopracciglia che è il 24 ore brow setter di Benefit. Mi piacerebbe prendere quello di Espresso che avevo provato da mia sorella. Quindi appena avrò l'occasione lo prenderò di sicuro perché questo è veramente al limite. Fatemi anche sapere se vi spaventano di più le storie di fantasmi, presenze insomma particolari o se come me vi fanno più paura quelle storie che vedono per diciamo protagonisti delle persone in carne e ossa, quindi delle persone magari malintenzionate. Che poi veramente pensandoci, una volta se sentivo dei rumori in casa mi chiedevo magari se ci fosse appunto una presenza, un qualcosa, e adesso è esclusivamente è entrato un ladro in casa. Qualcuno sta cercando di entrare in casa. Oh mio Dio. Ho provato ad abbassare un po' le luci sperando si capisca un po' meglio. Io la base, sapete, non la faccio mai molto coprente nonostante non abbia una pelle super perfetta. Mi piace puntare molto di più sugli occhi. Non è nulla di super super speciale, ma avevo veramente voglia di chiacchierare un po' con voi riguardo appunto questo periodo particolare dell'anno. Quindi vi aspetto qua sotto nei commenti. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!